Avrei dovuto passare la parola al dottor Amato, ma la senatrice De Biasi è attesa in commissione, per cui le diamo la possibilità, non ce ne voglia, dottor Amato, di parlare per prima. Grazie. No, grazie, mi scuso, ma come si diceva con la dottoressa Careffi, nessuno immaginava che proprio oggi ci fosse da votare il DEF, insomma, quindi purtroppo va così, e dato che ci sono anche osservazioni abbastanza complicate sulla sanità e sulla salute, vorremmo insomma che il Fondo Sanitario Nazionale fosse adeguato per fare tutte queste cose bellissime di cui parliamo anche oggi. Nulla si fa a costo zero, come è noto, per cui ci sarà un lavoro da fare che spero che faremo tutti quanti insieme. Intanto grazie. Grazie per l'invito, ma grazie anche per il lavoro che fate, perché lo dico chiaramente, io mi occupo di medicina di genere da un sacco di tempo. Una sera a una cena abbastanza importante in questa città, a un certo punto ho chiesto a un noto scienziato: ma lei che cosa pensa della medicina di genere? Al mio tavolo c'era una signora, anch'essa piuttosto importante, che mi ha guardato e ha detto: ah, adesso c'è anche l'aspirina rosa. Allora, io da allora già ero convinta, ma dopo quella battuta lì ho deciso basta, cioè proprio andiamo come un rullo compressore, perché è giusto così, perché è giusto così, perché se il mondo è fatto da uomini e donne che sono corpi e menti differenti, è giusto anche che la medicina rispetti questi corpi e queste menti e le loro differenze. È molto importante, le ricadute sono enormi, sono fra l'altro anche vantaggiose, non c'è spreco, c'è semplicemente un'idea di medicina più umana. In particolare, noi stiamo andando verso la medicina personalizzata, la medicina di precisione, la medicina predittiva, con tutto ciò che comporta dal punto di vista etico e bioetico. Non c'è tempo per aprire anche questo capitolo, ma sarebbe assai interessante. Bene, questa medicina richiede un'attenzione alla persona, la richiede, perché è fatta così, perché è la sua identità. E quindi penso che ragionare guardando al corpo delle donne sia un fatto di civiltà straordinario e una qualificazione della scienza. Noi abbiamo investito molto con l'esiguità delle risorse a disposizione, in accordo con il ministro, sul fondo dei farmaci per i farmaci innovativi. Noi sappiamo che l'innovazione è un'innovazione terapeutica, quindi è un'innovazione che deve dare qualcosa in più. Sappiamo anche bene com'è il corpo e diciamo com'è la vita delle donne, più che il corpo delle donne. In questo caso sappiamo che viviamo di più nell'ultima fase della nostra vita con una quantità di acciacchi sterminata, sappiamo che tendiamo a curarci di meno perché siamo sempre oblative, sappiamo che usiamo molti più psicofarmaci degli uomini perché tendiamo ad una depressione, forse perché non ce la facciamo, no? Abbiamo anche la pretesa di fare tutto e magari non ce la facciamo, e magari non sempre abbiamo gli aiuti che vorremmo, non per lavare i piatti ma per condividere un progetto di vita. E quando arriva poi una malattia importante, noi tendiamo a dimenticarci un po' di noi e a vivere anche un po' troppo in solitudine, il nostro problema. Quindi associazioni come ieri sono fondamentali per dare una socialità, un aiuto, un sostegno, per uscire dallo stigma, no, del silenzio, della malattia, per poterne parlare, perché è già un primo passo di guarigione. E contemporaneamente penso anche però che noi dobbiamo curvare un po' tutta la sanità italiana, tutto il valore della salute nel nostro paese, un pochino di più nei confronti delle donne e delle differenze di genere. Io sono preoccupata, lo dico, per la caduta delle vaccinazioni, in particolare penso a quella per il papillomavirus e ai pregiudizi e alle sciocchezze che leggiamo sui social network, e quanto invece sia importante tutta la prevenzione, che vuol dire l'alimentazione, che vuol dire lo stile di vita, che vuol dire anche la capacità di calibrare il proprio desiderio al rispetto del proprio corpo, cosa appunto non sempre semplice.
È importantissimo, infine, un tema che riguarda l'uguaglianza. L'uguaglianza fra uomini e donne, l'uguaglianza fra le persone. Io credo che noi dobbiamo decidere fino in fondo, una volta per tutte, se vogliamo che il nostro servizio sanitario continui a essere un sistema a carattere universalistico. Noi dobbiamo scegliere se dobbiamo essere uguali davanti all'aspirina o se dobbiamo essere uguali davanti ad un farmaco che cura una grave malattia, che cura un cancro. Io credo che la nostra scelta debba essere che chiunque abbia un problema, una malattia importante, abbia il diritto sacrosanto di essere curato, indipendentemente dall'età, indipendentemente dallo stato sociale, indipendentemente dalla collocazione geografica. Noi sappiamo che oggi non è sempre così e questa è la strada verso cui noi dobbiamo andare. Significherà lavorare molto, ma insomma il Ministero lo sta facendo, insomma sono in corso molti lavori, ma un punto deve essere chiaro: quando nella vita capita, e purtroppo capita, un incidente, un momento di fermo, no, della propria vita, un momento di incertezza dato da una grande malattia, noi dobbiamo essere certi che il nostro servizio sanitario curerà tutti allo stesso modo e bene. Mi è piaciuta molto la frase di Voltaire che voi avete messo: non si tratta solo di fare del bene, bisogna anche saperlo fare bene. Ecco, è esattamente la stessa cosa che noi cerchiamo di fare, noi dal punto di vista istituzionale, voi da un punto di vista sociale, scientifico e clinico, del quale mi complimento davvero a nome di tutta la Commissione Sanità del Senato, che in questo momento non è qui perché appunto stiamo facendo un lavoro. E per dire che cosa? È la settimana della salute, venerdì sarà la giornata della salute delle donne, una giornata, noi sappiamo che insomma una giornata serve soltanto ad avere un momento di pensiero, ma è molto importante comunque che quel momento di pensiero ci sia. La strada è quella della libertà femminile. La libertà femminile passa da tanti tanti aspetti, uno di questi è la libertà nei confronti del proprio corpo, la libertà nei confronti delle proprie scelte di vita e la libertà che deve essere concessa come pari opportunità anche nel campo della salute. E quindi davvero bravi, speriamo che esempi come questo si possano espandere in un'Italia che è lunga e non sempre tutta uguale. Grazie. Grazie. E ora scusatemi, la voglio...